presentato questa mozione perché ultimamente sulla stampa, sia l'Arena che altri giornali, qua adesso io al primo, siamo venuti a conoscenza di questa nefasta idea di costruire un inceneritore che brucia a detta del costruttore, di colui che aveva presentato questo progetto, dovrebbe bruciare Pollina, che per chi non lo sa, lo spiego, è la sommelizio dei polli, e in plastica. Va da sé che la cosa, insomma, in quanto mai, insomma, singolare, cioè il fatto di accomunare la pollina con la plastica, ci tengo a sottolineare perché nella zona di Torretta è praticamente circondata da tutte colture, insomma. Va da sé che oltre che gli inceneritori con vari studi ormai sono proclamati, creano l'insorgenza di patologie tumorali, questo proclamato già da vari professori, non da me e non da Movimento 5 Stelle, che appunto fare oltre al danno alla salute, creerebbe anche un danno all'agricoltura e all'economia, perché va da sé che l'inevitabile inquinamento dell'aria e del suolo, dovuto appunto all'insediamento di queste macchine mostruose, questi inceneritori, non voglio chiamarlo termovalorizzatore apposta perché non valorizza nulla, questo brucia e basta. La plastica va riciclata, come ci ha detto prima Barbati, non va bruciata, e quindi verrebbe a meno anche tutte le culture tipiche che abbiamo qua, DOP, oppure quelle biologiche. So che il sindaco è presidente della strada del riso, insomma spero che senta questa cosa, perché sicuramente il prodotto riso ne subirà, visto i venti anche dominanti che praticamente vengono qua. E quindi ecco, ricordo in ultima che gli inceneritori rientrano fra le industrie insalubri di classe prima. Va da sé che gli inquinanti, come ripeto, non fanno male solo alle persone, ma fanno male anche, cioè distruggono un'intera economia. Quindi io chiedo a tutto il Consiglio Comunale di esprimersi in forma unitaria contro la realizzazione di questo inceneritore in località Torretta di Legnago. Praticamente verrebbe fatto adiacente alla discarica che adoperiamo anche noi, per i motivi che ho espresso appunto. Chiedo inoltre al sindaco di prendere contatti con il sindaco di Legnago per avere nel dettaglio il progetto, cioè che cosa vogliono fare, per illustrarlo alla cittadinanza romanese. Guardate che la Torretta non è distante, è qui dietro l'angolo, cioè il fatto che sia a Legnago forse è peggio per noi che non per Legnago. Sindaco, i venti dominanti vengono di qua. Vengono qua, vado Ostiglia, cioè Bergantino, poi ne parliamo perché insomma di passi via. Chiedo di fare chiedo di esprimere appunto un voto contrario, ma anche perché gli inceneritori non sono la soluzione, sono il problema, non risolvono nulla. Il fatto di bruciare l'immondizia, i rifiuti non vanno bruciati, vanno differenziati, rivenduti, come ho detto prima, la carne, tutto quanto, perché sono una risorsa. Se noi li bruciamo, sprechiamo una risorsa. Quindi questa è la mia richiesta, spero che all'unanimità cogliamo questa opportunità. E poi il sindaco, come ti ripeto, magari prendi contatti con il sindaco di Legnago e vedi se è possibile avere un premio, insomma, cosa voglio fare. Ti dico anche che l'ultimo articolo di Rettondini dice che secondo lui non si fa meglio così, se è vero quanto c'è scritto qua,
Però se quelli votati te, da sindaco a sindaco Mari, può essere solo più diretto che il Mari può. Brevemente, secondo me questo punto qua è un punto molto delicato che dovrebbe essere approfondito molto di più di parlarne solo in 5 minuti alle 11:20 di questa sera. Io proporrei di fare, di sospendere questo punto e di parlarne al prossimo ordine del giorno, però fare un approfondimento proprio con tecnici che ci possano parlare anche di quali sono le criticità e di cosa si va incontro, perché ovviamente noi possiamo dire la nostra correttamente, come ha detto anche il consigliere Moreschi, però non abbiamo la capacità di capire tutto cosa, come si è sviluppata tutta la situazione. Per cui, vista l'importanza dell'argomento, io lo rimanderei al prossimo consiglio con la presenza di tecnici, se siete d'accordo. Prego. Sì, qua ci ritroviamo ancora una volta a parlare di un inseritore, si parla di combustione e di due prodotti che sono la fulmina e la plastica, addirittura non so, anche avevi citato un miracolo discorso che sarebbe un inseritore a griglia che eventualmente è sostanzialmente identico a Ciale 2 e al centro di Brescia. Poi il discorso delle sostanze che verrebbero emesse dalla combustione, ma quindi polvere sottili, ma più che altro il discorso della diossina. La diossina purtroppo è una sostanza che può essere trascontata e che entra all'interno della catena alimentare, che possiamo provarcela. Purtroppo determina anche dei tumori di una certa consistenza. E soprattutto per quanto riguarda la nostra zona agricola, quindi la zona boccata, come è stato sottolineato anche dalla promozione votata a prodotti a denominazione d'origine, non so se sarà la BGCP o anche altri prodotti, per cui diciamo che da questo punto di vista il nostro gruppo è favorevole alla mozione e speriamo che non venga costruito niente. Dovrebbe essere perché, comunque un punto forte, ecco, andare a discutere alle 11:20 della sera. Senza tanti problemi, noi siamo contrari all'insediamento, quindi non abbiamo problemi a dire che siamo contrari all'insediamento, al di là di eventuali approfondimenti teorici e tecnici che possono essere fatti in qualunque momento su questo tipo di piani. Sembra delicato da decidere noi qua a livello amministrativo su quello che può comune. Comunque io ho parlato con il sindaco di Formigli, personalmente è stato cancellato, il quale mi ha dato notizia sul tipo di impianti, confermando quello che diceva il consigliere Moreschi, che era un impianto essenzialmente a collina, esprimendo forti perplessità sul fatto che si andasse a concentrare una cosa di questo genere in una situazione di questo tipo. Mi ha assicurato che sarebbe stato contro questo impianto, quindi da questo punto di vista c'è concordanza di vedute. Noi concordiamo pienamente sulla inopportunità di installare sul territorio un impianto di questo tipo. Noi siamo anche contrari in genere, in linea di principio, all'installazione di impianti che prevedono tecnologia di elettrofluido, e quindi a griglia, tanto per essere chiari. Soprattutto in assenza di un piano regionale che individui aree, interventi e siti e criticità, cioè noi non possiamo permetterci oggi come amministrazione che impianti di questo tipo, come dicevo giustamente il consigliere Moreschi, sono pericolosi potenzialmente, quindi non possiamo permetterci di delegare poi ai singoli comuni e alla eventuale contrattazione dei singoli comuni impianti che hanno sicuramente valenza regionale. Quindi ripeto, noi siamo contrari a questo impianto, concordiamo con l'amministrazione di Legnano, non vediamo il motivo di ritardare la discussione, quindi siamo d'accordo di non essere d'accordo da questo punto di vista. Credo che eventuali approfondimenti tecnici su
tecnologia possono essere fatti in qualunque momento di appoggio. Quindi io ho anche scritto la Lego, quindi il vabbè, con questa precisazione, cioè io aggiungo questa che me la ripeto. Sì. Il sindaco di Rogare ha interpellato personalmente il sindaco di Legnano, che ha dato notizia che l'impianto dovrebbe essere alimentato a pollina, cioè residui animali. C'è stata concordanza di vedute sull'opportunità di installare sul territorio un impianto di questo tipo. L'amministrazione è peraltro contraria all'installazione di impianti che prevedono tecnologia resto fluido in assenza di un piano regionale che individui necessità e criticità di ritorno al sistema. Quindi da questo punto di vista lo integriamo e votiamo con l'integrazione. Magari se questa mozione potesse essere trasmessa anche agli altri comuni e se gli altri comuni... Vabbè, non abbiamo problemi, un atto pubblico. Vogliamo pubblicitare con l'opportuno, se decidiamo quello la deriva dei comuni della Bassa. Possiamo farlo. Dopo la forma tecnica di integrazione della mozione del Movimento 5 Stelle con questa, quindi non lo so, io delegherei Marco e Mirko di integrarla poi eventualmente. Chiedo al sindaco che prenda contatto con l'amministrazione di Legnago, cioè. Bene, ok, avete già preso. Assistemiamo, va bene. Avete già preso, cioè, contatto, no, contatti dico, l'hai già preso. Esatto. E parlo solo. Fate un ordine del giorno collegato. Ma possiamo anche votare, sì, d'accordo, va bene, infatti. Ma insomma, sistema di segretario comunale, dai, va bene. Sono d'accordo, che dire, quindi sono massimo di persone controllate. Lo stiamo, sì, come dire, grato, lo dobbiamo, poi dando delega della.